www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Strada è qua, esattamente Monticelli Caldea. Monticelli Caldea. Ma in questo punto dove è stato fatto, ecco, realizzato questa piccola edicola del cuore di Gesù. Ecco, come si chiama questa contrada? Allora, in questo punto. Qua siamo all'incrocio di tre: Caldea, Contrasto e Monticelli. La strada divide le tre contrade. Ecco, questa aiola che è nata in questo punto è stata chiesta autorizzazione? Sì, abbiamo chiesto l'autorizzazione alla Ci dica tutta la prassi seguita per la realizzazione di questa edicola. Abbiamo chiesto l'autorizzazione alla comunità montana d'Agrigento. Si è interessato un amico ingegnere che a sua volta ha chiesto l'autorizzazione al comune. Dal comune ci hanno informato che non appartiene al comune di Mussomelle, ma che appartiene alla comunità montana di Agrigento, e ha chiesto a sua volta la richiesta al comune di Agrigento, in attesa che ce la danno un giorno e l'altro. La prossima settimana avremo la richiesta. Ecco, e allora questa iniziativa è partita quando? È partita 15 giorni fa, semplicemente per gioco, ci siamo pulito la strada. Poi dalla pulizia della strada abbiamo deciso di creare questa piccola aiuola e in seguito di mettere una statua. La statua abbiamo cercato, ci è piaciuto questo qua, il cuore di Gesù, e abbiamo sistemato il cuore di Gesù. Ecco, la scelta del cuore di Gesù, dell'immagine, della statua del cuore di Gesù, da che cosa è dipeso? Dipende che qua passano tantissimi pendolari, tantissimi studenti che vanno ad Agrigento. E pensavamo che il miglior protettore per noi è Gesù, è nato solo da lì.
Pensate, ecco, questa aiuola, ecco, nel punto dove c'è la statua, di fare una specie di tettoia? Sì, in seguito, per il momento, dei soldi che siamo riusciti a raccogliere, abbiamo realizzato l'aiuola e Gesù. Dalla prossima abbiamo intenzione addirittura di montare un piccolo pannello solare, fare una tettoia, e cercare di sistemarla, di abbellirla il più possibile. E quindi proteggerla? Sì, proteggerla, perché se lei considera che qua è esposta a tutti i venti. Allora, Padre Ignazio, queste edicole nel paese cosa stanno ad indicare? Se sono poste soprattutto nei crocevia delle strade, indica una cosa grande. Lì dove c'è Gesù c'è la via, lui si è indicato come via e quindi in un certo senso arreca benedizione agli autisti, a coloro che sono di passaggio, ma soprattutto alle terre, al circondario che è qui attorno e a tutti coloro che hanno avuto l'idea, ecco, di mettere il Signore in mezzo alla via. A Mussomeli c'è la devozione mariana, c'è la devozione eucaristica. Oggi qui in questa contrada è stata collocata l'immagine del cuore di Gesù. Ci può dire qualcosa? Certamente, Mussomeli è un paese cristologico e mariano. Cristologico perché incentra tutta la sua fede in Cristo Gesù, soprattutto il Cristo Eucaristia, e dal cuore di Cristo scaturiscono i due sacramenti per eccellenza, la confessione e l'Eucaristia, dal cuore squarciato. È mariologico proprio perché Maria è la madre di Gesù e Mussomeli si fonda su questo in virtù del miracolo che è avvenuto nel 1530 nel nostro santuario che tutti conosciamo, non sto qui a ripetere. Voi siete della zona qui, avete approvato l'iniziativa, questa iniziativa di questo cuore di Gesù in questa zona, le piace questa iniziativa? Certo, mi piace. Per me è stata una buona idea, specie nell'estate che sto 5 mesi, tutta l'estate, veniamo. Facciamo la passeggiata e veniamo qua. È un punto di riferimento, esatto, della zona? Esatto, sì, della zona, certo. Così con la cosa che c'è il cuore di Gesù, ci conosciamo tutti meglio. Assieme. Allora, l'appuntamento al cuore di Gesù. Esatto. Lei mi ha detto che c'ha la terra qui vicino, è il suo figlio Calogero. Mio figlio Calogero, io sono la mamma di Calogero. E lei si è portata la sedia qui, c'è l'inaugurazione del cuore di Gesù. Sì, sì, ha provato... per questo sono qua. Ecco, le è piaciuta questa idea? Perché non è che abito qua, io sono... ogni tanto mi viene a prendere, guardo con questa così. Ma questa iniziativa le è piaciuta? Questa... Sì, no, bellissimo, bellissimo. È bellissimo. Quando si fa una cosa di Cristo è una cosa proprio, non è una festa. Si sente, a vedere il basso, si sente la religione, Gesù, però, che uno la sente. Non è che dicano, veramente, non hanno... un anno, mio padre, conosciuto mio padre. È un punto di riferimento questa, questa statua, è un punto di riferimento per voi del vicinato. Mio padre era, ci disse qua in giù non sa ci si capisce, perché non lì, solo. Solo. A San Enrico. A San Enrico, era sempre una chiesa, era una compaternita. Era sempre iniziato una chiesa, anche i nipoti, i figli di Calogero su. E sicuramente veniva in questa zona, ci veniva, ecco, in questa zona, questo... Vabbè, giravo, però terra qua non ce l'abbiamo, l'abbiamo del suo paese, così, cortoese, ma... E fino a Guccio di Costa ci vivevamo pure la terra. Ma mi dico una cosa, lei c'ha parenti all'estero? Sì, c'ha i fratelli, c'ha i due fratelli. Ecco, glielo vuole mandare un saluto a suo fratello chi? E
mio fratello Calogero, Carmelo, ci sono andato anche io all'estero quando c'era mio marito. Ecco, a Carmelo, a Calogero, vuole mandare un saluto. A Carmelo. Ecco, cosa gli vuole dire? Calogero si trova qua in vacanza. Ah, si trova. E allora ci rivolgiamo a Carmelo, sì. Gli mandi un saluto. Sì, sì. Ecco, che poi lo vedono attraverso Castello Incantato. Vedono anche questa. Sì, si vedranno anche questa. Ah, sì, in questa. Ecco, mandi un saluto. Ma che c'è a parlare io? Sì, sì, lei parli io, con me e lui lo vede. Ci dico che mi trovo qua vicino di Calogero quando ho fatto uno stato e stanno facendo una peste. Ecco. Un'inaugurazione. Ecco, appunto per questo che lei si trova in occasione dell'inaugurazione del cuore di Gesù, lei manda un saluto a Carmelo. A Carmelo. Che Carmelo, se Dio vuole, domani sera è qua a Mussomele. Quando arrivo trovo questa sorpresa. Una bella sorpresa. Una bella sorpresa, queste sono le sorprese, non sono quelle dire facendo meno. A meno non ando qui santi, ci siamo tenuti sempre. Thank you.
ritardo perché avevo detto alle 16.30 e quindi qualcuno avrà capito alle 16, però alle 16.30 era l'appuntamento. Mi rallegro nel vedere ancora una volta porre una pietra angolare in mezzo a un crocevia, in questo caso il cuore di Gesù. Devo dire grazie a tutto il vicinato che ha concorso oggi qui, in questo giorno del Signore, in questa 33esima domenica del tempo ordinario, siamo alla fine dell'anno liturgico, ma alla lodevole iniziativa che ha preso il signor Bellanca, Piazza e tutti, nessuno escluso. Ecco, vogliamo iniziare allora proprio con un canto che invoca la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Te lodiamo Trinità, nostro Dio t'adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo. Te lodiamo Trinità per l'immensa tua bontà. Te lodiamo Trinità per l'immensa tua bontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, immagine del Dio invisibile, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, è motivo di grande gioia per noi lodare Dio nel momento in cui una nuova immagine del Signore nostro Gesù Cristo, il cuore di Gesù, viene esposta qui, al centro di una strada, alla venerazione di tutti. Essa ci ricorda che il Cristo, eterno Figlio di Dio, fatto uomo nel grembo della Vergine, è immagine del Dio invisibile, nel segno e sacramento di Dio Padre. Egli ha detto: chi vede me, vede il Padre. E Gesù si fa immagine di Dio Padre contro coloro che dicono non bisogna farsi le immagini. Gesù, Verbo incarnato, si fa immagine del Padre e ci mostra il Padre, lo dice lui stesso: chi vede me, vede il Padre. Venerando questa immagine, eleviamo lo sguardo a Cristo che vive e regna in eterno con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. E adesso vogliamo pregare il Signore dicendo: rendici conformi, o Padre, al Cristo tuo Figlio. Rendici conformi, o Padre, al Cristo tuo Figlio. Padre, che ti sei rivelato nel tuo Figlio, somma verità e sapienza infinita, accresci in noi il desiderio di conoscerlo sempre più, per aderire più strettamente a Lui. Preghiamo. Rendici conformi, o Padre, al Cristo tuo Figlio. Padre, che hai mandato il tuo Figlio e riempito la terra della rugiada celeste, allieta il nostro cuore con la sua continua presenza. Rendici conforme, o Padre, al Cristo tuo Figlio. Padre, che hai consacrato il Cristo sacerdote, re e profeta, fa che siamo con lui e per lui offerta a te gradita. Rendici conforme, o Padre, al Cristo tuo Figlio. Padre, che ci hai dato come modello e maestro il Cristo, mite e umile di cuore, fa che impariamo da Lui benignità e mansuetudine. Rendici conforme, Padre, al Cristo tuo Figlio. Padre, che hai riconciliato tutto a te nel sangue del Cristo, fa che diventiamo servi premurosi e fedeli discepoli del Divino Maestro, operatori di concordia e di pace. Rendici conforme, Padre, al Cristo tuo Figlio. Padre, che nell'ineffabile disegno della tua provvidenza hai voluto che il Salvatore del mondo, forse appeso a una croce per distruggere la morte e l'inferno, donaci di essere uniti alla sua passione per condividere la sua resurrezione. Carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente, perché contemplando con fede il mistero di Cristo otteniamo i frutti della nostra salvezza. Diciamo tutti insieme:
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberi. Ti benediciamo, Padre Santo, nel tuo immenso amore verso il genere umano. Hai mandato nel mondo come Salvatore primogenito fra i fratelli il tuo Verbo eterno fatto uomo nel grembo della Vergine purissima, in tutto simile a noi fuorché nel peccato. Tu ci hai dato in Cristo il modello perfetto della santità. La Chiesa lo venera bambino e in lui piccolo e fragile adora il Dio onnipotente. Contemplando il suo volto scorge la tua bontà. Ricevendo dalla sua bocca le parole di vita si riempie della tua sapienza. Scoprendo le insondabili profondità del suo cuore misericordioso, si accende nel fuoco dello Spirito, è fuso nei suoi nuovi figli. Guardando il suo corpo piagato, venera quel sangue prezioso che la rende pura e santa, esultando per la sua resurrezione. Pregusta la gioia delle nozze eterne. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie, abbiano gli stessi sentimenti che furono nel cuore di Cristo Gesù. E dopo aver portato l'immagine dell'uomo terreno, rispecchino finalmente quello dell'uomo celeste. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che ci rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce alla nuova Gerusalemme. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Facciamo un applauso. Ecco. Auguri, forse ancora nella zona della parrocchia di San Giovanni, ancora come te. Vabbè, allora siamo precisi. Bene. Il Sacro Cuore di Gesù, condivido e spero in te. Viva Gesù e Maria. Viva Gesù e Maria. Buona serata a tutti. Castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.